bevande coloniali, argenti e salotti del Settecento italiano, tè, caffè e cioccolato. Questo è il titolo della mostra ospitata dalla Basilica di San Francesco, patrocinata dall'Expo, che porta il visitatore all'interno di un mondo fatto di sapori e profumi di un intero secolo che ha consacrato attorno, appunto, alle tre bevande la raffinata moda rococò. Le bevande coloniali, per cui caffè, tè, cioccolato e gli argenti, quindi caffettiere, cioccolatiere e teiere, tazzine, zuccheriere, tutto quello che di argento girava intorno a quella che diventò proprio una cerimonia del caffè, della cioccolata e del tè. In mostra, oltre a un allestimento molto bello che contestualizza gli argenti e quindi un allestimento di mobili dipinti sul Settecento, ci sono più di 40 di questi oggetti in argento che arrivano da tutte le principali manifatture italiane. Si va da Torino, Milano, Venezia fino a Palermo, Cagliari. La Toscana è rappresentata con Siena, Lucca, Firenze, Roma, Napoli. Tutte le principali manifatture italiane del Settecento sono rappresentate con questi oggetti. Questa mostra proseguirà per quanto tempo e dove? La mostra allora prosegue qui per diversi mesi, perché arriva fino a ottobre, e molto probabilmente, lo speriamo, a settembre andrà per un paio di settimane all'Expo a Milano. Si trasferisce il pacchetto all'Expo.